per tre, la finisco tutta in questo modo, mi potrebbe capitare sulla parete, è questo. Allora, avere tutti gratuitamente, quindi sono i classici segni che io lascio quando vado a stendere. Devo fare una cosa molto semplice, cercare di creare degli incrocio astratto. Quindi tutte queste lavorazioni le tolgo lasciando, perché non è come uno spatola stucchi dove la terza mano, che è quella che è incrociare, posso tranquillamente permettermi di lavorare in due persone. Lavorateci tranquillamente, perché prima di tutto l'aggiunta ha assorbito dal primer. Seconda cosa, quando è il vantaggioso lavoro dove diciamo il suo richiamo è proprio quando è difficilmente voi lasciate il prodotto in questo modo, sarebbe un errore molto grave, però tantomeno nemmeno il contrario, quello di inclinare molto il fantastico del primer. L'inclinazione che io sto usando è molto bassa, ma io vado a creare, viene fuori automaticamente per... Oh, aggiornato. Supponiamo, magari fossero tutte così, questa fosse la classica parete 4 che il prodotto appassisce. Appassisce cosa vuol dire? Perché, ma soprattutto perché devo aspettare che il prodotto appassisce? In modo di schiacciarle per portare un supporto non perfettamente a tavolo adesso. Non ce la faccio perché è troppo bagnato. Quindi la parete 4x3, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, frattazzo pulito, lo farò vedere a fine dimostrazione. È un passaggio, non devo lucidare lo spatola stucchi, ma con una mano ho il